Benvenuti ragazzi, buona domenica a tutti in questa nuova parte di live. Sì ragazzi, perché questi estratti, questi live gameplay li prendo da una live completa che mi cimento a fare su Twitch e che invito a, se volete, a partecipare cliccando il link sottostante per raggiungere il mio canale. Potete raggiungere anche i miei social, trovate tutto in basso, soprattutto Facebook, dove pubblico tante belle news, tante belle novità, tante belle cose. Dove adesso ragazzi vado a scrivere che sto streamando col Game Boy Advance, perché non l'ho ancora fatto, quindi scemo mi. Andremo ragazzi a continuare a fare un secondo video, un secondo estratto del gioco Teenage Ninja eccetera eccetera Turtles. Abbiamo già completato la parte degli atti con Leonardo. Continueremo con Raffaello. Se non sbaglio, il secondo è Raffaello. Andrò per ordine di, diciamo, apparizione. Ecco, quindi. Quindi sì. Andrò per ordine di apparizione. Come sempre, grazie Mika per la tua impeccabilità nei comandi. Spero che Just Cause 3 sia grande. Cambierò questa finestra. Sì, ragazzi, c'è quella parte bianca bruttissima e orrenda, ma non sapevo cosa metterci. Poi ho preparato il tutto prima della live, quindi mi piace questa strisciata viola che c'è qui sopra in alto sopra la mia testa. Mi piace, gli dà questa cosa vintage, una marcatura vintage gliela dà, quindi mi piace così. Devo solo porre rimedio a quella brutta finestra bianca che si vede lì, lo so, però va bene, dai. Allora, load open Teenage Mutant Ninja Turtles. Come ho già detto nell'altro estratto, ragazzi, questa per me questo per me è sono le prime volte che ho a che fare con il Game Boy Advance. Non ho mai messo mano a questa console portatile. Ed ho scoperto da poco, grazie a Sala Giochi 1980, che ci sono tante figosità che uno non può prendersi. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Restart. Nuova partita. Normale. No, aspetta, continuiamo, perché vedete là mi dice che carica partita. Questa ci facciamo, sì, continuiamo così, dai, va bene, assolutamente. Raffaello, atto 1. Ah, bella caduta, Raffaello. Attento ai macchini. E tra l'altro non ho capito perché hanno tradotto i nomi di tutti i ninja tranne Raffaello. Perché l'hanno lasciato Rafael, non lo so. Vedi, Michelangelo, sono stati tradotti, Rafael no. Ah, insomma, sempre incazzoso lui, Mica, quelle fanno le facce incazzate, sono
paurosi. Io Leo Mike, io. Ma questo, raga, cioè, ma è il gioco che da cui hanno fatto il film. Sono le stesse scene del film. Era un mostro che non gli volevano bene. Tra l'altro non capisco perché Rafael è l'unico che... Era un mostro che ti succede all'interno, Rafael. Un vero guerriero trova l'equilibrio in tutte le cose. Maestro Splinter, io ho bisogno di un po' d'aria. C'è anche Casey, raga, in sto gioco. Boom. Tug. Sono tutti Tug, raga, tutti Tug. Dai, salite, dai, che vi... Bazzi uno alla volta, bravo. E one. And two. Rafael ha queste mosse così. Sta qua, vediamo se mi viene. Questa qua così, che a volte mi esce, a volte no, non ho capito come farla sempre. E sono veramente fighe. La mossa speciale di Raffaello sembra il Tatsuyaki. Ancora vivo. Amore, sto Tug di merda. Mi piace tanto, raga, anche Raffaello. Però vedete quanto sta fermo così. Non mi piace come lo script. Troppo largo gli hanno fatto. Ciao, amica. Secondo me era un bug del gioco sta cosa. Oh, scendi. No. Si è fatto prendere come un pirla proprio. No, dai. Rafael continua anche così. Spettacolo. Ah, ali mortacci tua. What a... Non volete usare quella catena? Naccia.
Quanto è spettacolo, raga, usare raffello così. È bellissimo. Crepa. Li posso buttare giù, ste merda. Ah, ancora vivo era. Ma vai a morire, va. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate del Game Boy Advance. Quali sono i vostri giochi preferiti. Magari mi date anche qualche suggerimento, visto che, come ho detto, io sono neofita e inesperto di... Che bella. Neofita e inesperto di questa console portatile. Quindi conosco pochissimi giochi che vi portano in live, però... Menali, menali. Ah, Raffaele che dice controllarsi di più a un altro. No, non mi va di picchiare Casey. Ah, mortacci sua. Devo imparargli i suoi sprite, dai. Ah, c'era la vita là, non me ne sono accorto. Mannaccia. Piace che sì, non vol... Non ha... Aia! Ah, li tira anche così. No! No! Dai, di nuovo a morire così, no! Ma che cazzo! Da prima sono morto per uno sputo, ma che... Ok, se lo fa tutto lo schermo, bene. Sapevo che con questa qua mi prendeva. Mi spiace che sì. Dun dun dun.
Questa cosa, raga, che fa pure i salvataggi, è spettacolare. Ma che sto facendo? Il parco ben curato e permettergli di fare. Al centro della città. Ma che fai? Donatello fa la guida turistica. Spettacolare. E io ho 853. Ehi tu, dove te ne vai tanto di mettere il parco su quella moto? Chiamerò la Shell Cycle. La moto scudo. Vabbè però. Ok, posso anche saltare, bene. È difficilissimo questo livello. Qua questo. Questo mi sa che lo devi imparare bene a memoria. Poi mi sa che perderò una ventina di volte. Dimenticato che perché non ha saltato, mannaggia. No, porca miseria. Porca miseria, se non avessi preso quella. Quel barile finale, porca miseria, l'avrei fatto. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai che l'avevo pure saltata, porca miseria. Sono un coglionazzo però, vabbè. Qua ho toppato tutto alla grande. Vabbè raga, ci sta, dai, ci sta a perdere, non conosco bene ancora il gioco. No. Poi c'è un barile centrale.
Pensavo fosse più difficile del previsto, però. Ho imparato gli sprite ed è stato semplice. Non ci credo, battuto da una ranocchia. Tartaruga, non importa, ne ho abbastanza. Ascolta, neanche a me piace. Tempo fa, quando ero ragazzo, mio padre aveva un negozio che si chiamava Jones Venamente. Purple Dragon. Proprio al negozio. Ciao Shield! Guarda come loro. Padre una volta mi ha detto che il vero guerriero trova l'equilibrio. Vedi, usa le parole di Splinter. Shield, my motherfucker. Brother. Equilibrio, ma beh, sai, tutto l'equilibrio che due sviati teste calde come non riescono a gestire. Io l'unico matto di queste parti sei tu. Non sono affatto pazzo come te. Tutto vedi, sei anche tutto sviato. Ah, sì? Tra l'altro Rafael è l'unico, tu non lo sai, Shield, è l'unico a cui non hanno tradotto il nome, non so perché. Lo sto tenendo da parte per Hollywood. Dragon Face. Beh, non è romantico? Grosso modo sì. E menamo, cazzo. Vai che si mena lì. Mena lì. Te l'ho rimandato. Vai, dai, dai addosso. No, raga, ma sto gioco diventa sempre più spettacolare. Dai, l'alleanza con Casey. No, vabbè, ma è spettacolo. Scelto, tu hai mai avuto a che fare con la Game Boy Advance? Queste per me sono le prime volte. Non è questo il primo incontro con Casey. La prima volta che ti incontri ti... Hanno fatto come il film delle... L'ultimo film delle tartarughe. Hanno Ora ho capito quel film da dove ha preso spunto per la trama, eh. Ha preso tantissimo spunto da sto gioco. Perché i dialoghi iniziali sono più o meno... simili. Ciao Gladio, buonasera. Qua siamo nel tuo campo, attenzione. Gladio Rosso è un esperto di console Nintendo portatili. Mi sono appena appassionato a questo mondo, che è il Game Boy Advance. Ah, ho sbagliato a prendere la vita prima. Mi fai un bello shout out a Gladio, perché so che streama. Li mortacci tua, mollami. La vita me la devo piamo, porca miseria. L'abbiamo ucciso, vai. Ce l'hai questo? Io lo voglio, voglio sto gioco, però, che è troppo bello. Costa poco, l'ho visto, costa veramente poco. Fortunatamente i giochi per Game Boy Advance costano poco, almeno questo. E qui inizia la storia d'amore fra Casey e le tartarughe. Il fatto che sei un mutante, un verde scherzo di natura. Ah, beccato. Ah, non era male. Ehi, che male, ma sei matto. Sono fatte nello stile doppio fappi.
È tuo fratello. Andiamo a Michelangelo, com'era con te? Fiero così. Ma che quello è tuo fratello. Il fratello è tuo. Gli advance ne ho due, uno boxato e uno loose. No, io ho deciso che probabilmente collezionerò anche i giochi d'avanzo. Bene, ragazzi, come è capitato per come è capitato per la parte di Leonardo, anche stavolta, ragazzi, chi è in live adesso, chi è entrato ora, Gladio e Shield, non uscite dalla live perché continuerò a farla. Voglio fare l'outro e diversificare i vari ninja, estrarre i live gameplay per ogni tartaruga. Quindi vi ringrazio per essere qui con me adesso, vi rimando ad aspettare e continuare, perché se non sbaglio dopo c'è o Michelangelo o Donatello. Se non vuoi svenarti, ci sono le cartucce per l'Advance 100 in 1. No, ma io non sono interessato a tutti i giochi Advance, è che mi piacciono le tartarughe ninja e sono fan, quindi mi limiterò e sarà una cosa molto limitata alle piccolissime cose che mi piacciono. Non spazierò per nulla nel mondo vasto che è il Game Boy Advance, perché lo so che altrimenti vado fuori vena. Però se ne parla quando riuscirò. Per adesso voglio stare un po' tranquillo, me li godo così. Comunque, ragazzi, vi lascio uno stay nerd, uno stay pizza. Vi invito a non uscire da là, come al solito, se aspetto la fine per il video di YouTube. Sì, dai ragazzi, aspettate un attimo quest'outro, lo so, mutatemi se vi dà fastidio, perché capiterà per altre due volte, visto che devo fare anche le altre due tartarughe. E se ce la faccio anche Shadow Warrior, l'avevo messo in programma, va bene. Bye.